Ah, figline Valdarno, dopo aver stuprato le scuole lambruschine, che erano delle belle scuole ottocentesche, pulite, per fare un immondo intervento di un architetto che andrebbe impiccato, sarebbe una soluzione, naturalmente per gli orrori, le tangenti, i delitti, i crimini legati a quell'intervento, tutto è sospeso e chissà quando mai finirà quell'intervento, che sarebbe comunque sbagliato. Meglio bombardarlo, l'ISIS, non sapendo cosa fare, metta una bomba lì, faccia saltare quell'immondo intervento di quei delinquenti. Ma, caduto il sindaco, deve essere arrivato un altro, il quale ha pensato che siccome è la piazza più bella della provincia di Firenze è quella di Figline Valdarno, e non si può lasciare così bella, ebbene stuprarla. E quindi hanno una quantità di denaro per mettere qualunque arredo urbano, qualunque pianta, cambiare la risposta. No! Mettetevi le mani nel culo, a cittadini di Figline, ribellatevi, conservate la vostra piazza e i soldi li diano ai poveri, non li buttino via perché ce li hanno, sono soldi delle vostre tasse usati per distruggere Figline Valdarno, ribellatevi, mandateli a fare il culo, e se vi dicono potremmo essere querelati, querelino me, quegli amministratori che già non gli stessi hanno fatto l'orrore delle scuole lambruschine, che vogliono continuare a distruggere una bella e tranquilla città dove un privato che si chiama Giovanni Pratesi, con i soldi suoi, ha sistemato una cappella in maniera civilissima. Diano i soldi a persone come Pratesi, che per tutti facciano cose buone. Non fatevi violentare, difendete la vostra piazza, cittadini di Figline, mandate a fare in culo quelle teste di cazzo! L'ho detto in modo mite, sarò più violento.